Thank you.
Buonasera e grazie di essere venuti, di partecipare a questa prima, diciamo, apertura della ufficiale o quantomeno ufficiosa della Chiesa. Perché ufficiosa? Perché ancora, come sapete, la Chiesa non è agibile. Ci sono delle problematiche di carattere amministrativo, burocratico. Non che manchino i soldi, manca purtroppo la volontà a voler chiudere questi lavori, non per colpa nostra, non per colpa del comune, ma per colpa di altri enti che purtroppo hanno la disponibilità materiale, finanziaria, ma non hanno tenuto in considerazione della necessità, dell'urgenza di intervenire per chiudere questi lavori, perché in effetti la disponibilità finanziaria, come dicevo prima, c'è. E voi siete nella chiesa matrice, la chiesa principale di Stilo, e io lo definirei, come ha già detto anche qualcun altro, il cuore di Stilo. Mi rivolgo soprattutto a quella generazione di quarantenni che non conosce o non ricorda questa chiesa, perché dovete sapere che la chiesa è stata chiusa nel dicembre del 1997. Allorché, mentre si eseguivano dei lavori di restauro non impegnativi, erano soltanto per un restauro conservativo, per togliere un pavimento ingresso che c'era preesistente dal 1965, allora in quella circostanza, nel rimuovere questo pavimento, è affiorato un piccolo brandello di affresco che è il Cristo resuscitato. Il Cristo trionfante, quel visino lì, è stato il primo elemento che ha determinato tutto questo blocco di anni di lavori e di attesa. Da quel visino noi abbiamo, come si deve fare, avvisato prontamente la soprintendenza, e da quel visino poi è nato tutta una storia particolare. Praticamente la chiesa era completamente affrescata da una parte e dall'altra. Una navata unica, particolarmente inedita, che ha dato la stura a una ricerca archeologica, una ricerca storica e architettonica. Bisognava capire perché questi affreschi e perché sono stati murati. La chiesa ha anche un'altra paradossale ricorrenza. Ogni 100 anni viene chiusa e riaperta dopo 30 anni. Questo è successo nel 1500, fine 1500, è riaperta nel 1626, è successo nel 1850, è riaperta nel 1880, è successo nel 1933 quando è crollato il campanile, è riaperta soltanto nel 52, richiusa nuovamente nel 63 per restauri e completata nel 65. Insomma, è una chiesa che gli stilesi non hanno mai potuto godere e per tutto il tempo necessario al rito e al culto divino. Questa è la chiesa principale, la chiesa madre, la chiesa di Santa Maria di Ogni Santo, la chiesa della Madonna del Figlio. La prima titolazione di questa chiesa, che storicamente si ricorda e si ha attraverso gli atti, attraverso i documenti, è quella di una chiesa intitolata alla collegiata di Ogni Santi. Nel 1627, allorché viene riaperta finalmente la chiesa con uno stratagemma, che poi vi dirò, la chiesa assume il titolo anche di Santa Maria di Ogni Santi. Perché? Perché il titolo della chiesa di Santa Maria della Cattolica viene trasferito alla chiesa di Santa Maria di Ogni Santi. La chiesa principale di Stilo, prima di questa, era la Cattolica. Rimane tale fino a quella data. Nel 1627, dopo un anno di attesa, dalla fine dei lavori, viene assunto quindi il titolo definitivo di Santa Maria degli Santi. I lavori di quel periodo strano e particolare è collegato un pochettino agli affreschi. Perché? Perché un'alluvione del 1599, ne parla anche Tommaso Campanella di questa famosa alluvione, perché lui era a Stilo, presso la chiesa dei Domenicani, praticamente sono rimaste allagate tutte le chiese
e si parla proprio della chiesa matrice che viene allagata e l'acqua usciva dalle finestre. Certamente non potevano essere quelle. Le finestre erano quelle che erano poste alla base di questa chiesa, che se vi avvicinate vi faccio vedere la stratigrafia. Attenzione a non coprire il proiettore. Allora, noi abbiamo praticamente con il rettangolo rosso quella che era la chiesa originaria, o quantomeno la chiesa intermedia, perché questa chiesa viene realizzata intorno al 1270 con l'arrivo degli Angioini a Stilo. Gli Angioini saranno quelli che faranno, diciamo, ingrandire la città, la trasferiranno dal Monte Consolino alla Stilo attuale. Le porte urbiche e le torri e le mura verranno realizzate in quel contesto, proprio con l'ingresso degli Angioini a Stilo, dopo la guerra che fraticida con gli Svevi. Come vedete, questo rettangolo rosso definisce proprio quella che era la chiesa originaria, perché intanto vedete il numero 7, c'è un altare. Quello è l'altare della chiesa primitiva, che è sotto, non è scomparso, è visibile, non in questo momento. Ma questa chiesa, dovete sapere, che è un museo di se stessa. Attraverso questa stratigrafia, attraverso questi tre livelli, la chiesa racconta la sua storia, così come la sua storia è raccontata nella facciata, nel prospetto esterno che poi vi dirò. Quindi il livello pavimentale di questa chiesa originaria è la base del rettangolo, cioè la base dell'altare. Gli affreschi quindi erano posti in alto. Perché gli affreschi erano l'elemento di catechesi, di formazione religiosa? Non c'era la possibilità di leggere. Il 98% degli abitanti erano analfabeti, dappertutto era così. Quindi si affidava alle immagini la cultura e la diffusione del Vangelo, e quindi l'esempio dei santi veniva additato proprio perché ognuno avesse, diciamo, coscienza e soprattutto devozione. L'altra anomalia che potete notare è l'abside, che è rivolta ad oriente, quindi questa è una chiesa orientata. Inizialmente una chiesa di stile bizantino o tardo bizantino. C'è l'ipotesi, è tutta ancora da accertare attraverso scavi e indagini di carattere archeologico, che proprio al di sotto anche di questa chiesa che abbiamo rappresentato con questo rettangolo rosso ci fosse un'altra chiesa a pianta quadrata, sicuramente di dimensioni molto più contenute. E quindi vedete, dal VI secolo, V-VI secolo dopo Cristo, da una chiesa paleocristiana siamo arrivati ad avere una chiesa neoclassica. Lo stile è quello che vedete attualmente, e quindi il racconto delle traversie che ha avuto, che ha subito, i ritardi, le vicissitudini che ha subito questa chiesa ve le ho già descritte. Quello che è evidente è la rappresentazione soprattutto iconografica dei santi, delle immagini che notate sulle pareti. Intanto Santa Maria di Ogni Santi è alla mia destra, con il bambino, è una Madonna di Chitia, una Madonna che mostra il bambino ed è insediata su un trono. Accanto a lei c'è Sant'Antonio Abate, che è un santo di natura e di origini bizantine, poi San Sebastiano, San Lorenzo, abbiamo fino in fondo San Francesco di Paola, San Francesco d'Assisi. Dall'altro lato abbiamo notato già, sappiamo già che c'è il Cristo risorto, la Maddalena e ancora un'altra Madonna e altri santi. Queste raffigurazioni, qua ancora vediamo le immagini, se possiamo andare veloci con l'immagine conclusiva, queste immagini praticamente vengono poi rappresentate, raffigurate nel quadro di Santa Maria di Ogni Santi di Battistello Caracciolo, quel quadro che oggi si trova a Napoli, a Capodimonte, per la mostra su Battistello Caracciolo. E eccolo qua.
Questa è la conclusione, diciamo, di questo quadro di Santa Maria di Ogni Santi, che raffigura e riprende un pochettino tutti i santi che sono stati rappresentati sulle pareti e che Battistello Caracciolo, su richiesta, su indicazione del medico Tiberio Carnovale, che era uno stilese, medico curante del Battistello, gli affida, gli commissiona di realizzare quest'opera imponente. È uno dei quadri più importanti, più grandi che Battistello abbia realizzato. Tanto è che è stato utilizzato come apertura della mostra di Capodimonte, proprio a rappresentare l'immensità, la vastità, la capacità di quest'uomo, che rompe con Caravaggio addirittura. Quindi crea un momento anche di attesa per il Rinascimento e dà un colpo di, soprattutto chiaroscurale, molto intenso. Se possiamo allargare l'immagine, se abbiamo un'immagine del quadro, ecco, notate come alla base ai piedi, ecco, della composizione troviamo l'Apostolo, o quantomeno l'Evangelista Giovanni, che tra le mani, adesso non si nota, ma dovremmo rivederlo quando torna il quadro a stilo, ha un cartiglio con l'incipit del suo Vangelo: la parola si fece carne. Quindi tutto qui sta il significato. Tant'è che uno dei santi, San Lorenzo, e abbiamo visto che in fondo dopo San Sebastiano, San Lorenzo indica che bisogna guardare all'incipit, al Vangelo di Giovanni, e tutti gli sguardi poi concorrono verso il Cristo trionfante, verso il Cristo in braccio alla Madonna. I pilastri della Chiesa chi sono? Sono Pietro e Paolo, e li trovate alla base della composizione, così come sulla parte opposta degli evangelisti, perché abbiamo Giovanni, Marco, Matteo, Luca. Dall'altra parte abbiamo i dottori della Chiesa: San Girolamo, San Gregorio Magno e così via, Sant'Agostino. Quindi, ecco, poi troviamo nella parte alta, invece, troviamo, oltre alla Madonna, chi? La mamma, Sant'Anna. Poi abbiamo anche San Francesco e San Francesco di Paolo, San Francesco d'Assisi e San Francesco di Paolo. Vedete, si ricompone il quadro, si ricompone il puzzle. Tiberio Carnovale ha voluto che questo quadro ritornasse a stilo, non tanto perché era un atto di devozione o un atto di, come dire, di attaccamento alla città, ma perché lui ha avuto dei guai. Praticamente è stato in prigione insieme a Tommaso Campanella perché ha abbracciato quella teologia, diciamo, quella corrente rivoluzionaria del filosofo stilese, e ha avuto anche lui il suo bel da fare, perché 7 anni di carcere a Castel dell'Ovo sono stati determinanti. Uscito dal carcere ha voluto dimostrare che lui era fedele alla Chiesa, rientrare nella madre Chiesa, e lo fa con questo gesto plateale, questo gesto simbolico particolarmente unico, cioè regala alla città questo quadro, e lo fa in modo tale che, aprendo le porte della chiesa matrice, questo quadro venisse avvolto, raccolto, contenuto nell'arco gotico della chiesa stessa, del portale. Abbiamo 2 gioielli poi, che sono particolarmente, oltre a questi affreschi, compreso la Veronica, che adesso non possiamo visitare per motivi di sicurezza, ma abbiamo l'altare del Santissimo, e l'altare che è alla mia destra, e si trova praticamente, in esso si trovano due artisti, le opere di 2 artisti di grande qualità decorativa del periodo tardo barocco. Parliamo del marmoraio messinese Giacomo Amato, che ha realizzato tantissime opere simili in tutto il territorio della diocesi di Lodi, ma anche in Calabria, e Bovalino, Roccella Ionica, sono opere sue, ad Ardore, Bombile, la chiesa matrice di Bombile, non la grotta, che quella purtroppo non c'è più. Purtroppo mani sacrileghe hanno distrutto, hanno danneggiato irreparabilmente questo altare, perché manca la cupola lambellata, mancano le colonnine, manca il tabernacolo, la parte più sacra di un altare. Purtroppo è un danno irreparabile e non è più possibile, diciamo, risanarlo
perché rimarrà sicuramente in questa condizione anche se ci sarà il restauro, perché il restauro è sempre conservativo. Il danno può essere recuperato solo nella misura in cui c'è un consolidamento da attuare. L'altro elemento decorativo abbastanza importante sono questi drappi fatti, realizzati a stucco dal decoratore Gaetano Buscemi di Palermo. Sono due capisaldi, due maestri, i più importanti che in quel periodo lavoravano sul territorio del Regno di Napoli e che vengono proprio a stilo per realizzare questi due elementi che, come vedete, hanno una lettura unica. Quindi è l'elemento, diciamo, di dettaglio di maggior riferimento artistico, ma contrapposto al drappo, all'elevazione o a questa proclamazione di Dio unico e universale, c'è la cappella del santo patrono di stilo, che è la cappella di San Giorgio. Una cosa non vi ho detto, qui mi piace che ci sia il sindaco e svegliamo finalmente un segreto. Questa è la chiesa patronale del comune di Stilo. Fino al 1880 il comune ha dovuto sopperire e realizzare tutte le opere necessarie, compreso la realizzazione della cantoria. Si cantava lì, non certamente davanti all'altare. Quindi questa era la cappella del santo patrono e di conseguenza tutto sta intorno anche a questa riproposizione di decorazione, diciamo, soprattutto a stucchi, decorazione barocca, e soprattutto con la presenza di due santi vescovi che lo affiancano. Una combinazione strana che si trova solo qui. San Biagio, che tra l'altro è il titolare della parrocchia di San Biagio, che non è la parrocchia della chiesa di oggi, ma era la chiesa che era al borgo. E poi San Gennaro. Vedete, un abbinamento alquanto strano, ma dovuto al fatto che la famiglia Caraccio, che era di Napoli originaria, qui a Stilo commette, fa realizzare questa cappella e naturalmente per l'attaccamento a Napoli e a Stilo vuole che ci siano, oltre a San Giorgio, San Biagio e San Gennaro. Quindi c'è questo ritorno, se vogliamo, soprattutto di simboli, di devozione a due santi, a due vescovi, che hanno fatto, tre santi anzi, che con il loro martirio hanno fatto grande la Chiesa. Sono tre santi, tre martiri dello stesso periodo, terzo secolo dopo Cristo. Quindi tutte e tre, comunque due, sono dell'Oriente, mentre San Gennaro, come sapete, è originario di Benevento. Quindi, se vogliamo, ecco, questa è la descrizione più semplice che vi ho potuto offrire, salvo che non ci siano delle domande particolari a cui io posso rispondere. Vi posso anche già anticipare che lo stile della chiesa è di carattere neoclassico, lo si deve soprattutto ai capitelli compositi, perché c'è il capitello corinzio, il capitello ionico, che è una combinazione appunto di appartenente proprio al periodo neoclassico, e in più le paraste. Questi stucchi sono stati realizzati intorno al 1850, perché il vescovo Concezio Pasquini, nel venire a fare la sacra visita pastorale qui a Stilo, ha trovato la chiesa matrice simile a un fienile, cioè non c'erano le condizioni nemmeno di celebrazione, non era ancora chiesa parrocchiale, era una chiesa semplicemente colleggiata, una chiesa con sei canonici che accudivano alla cura delle anime extra menia, o quantomeno extra parrocchie di Stilo. Le parrocchie, come sapete, erano cinque. Questa non era chiesa parrocchiale, lo diverrà solo sull'inizio del Novecento. Quindi diventa chiesa dedicata a San Giorgio, anche se lo era già, ma diventa parrocchia di San Giorgio Martire. E la parte, diciamo, che più vi posso anche rappresentare è che quell'altare in fondo alla parete non era posto dove lo trovate adesso, collocato adesso, ma era posto a metà, ed è stato realizzato dalla baronessa Iorio Crea, la moglie di uno dei baroni Crea, che per grazia ricevuta appunto fa realizzare quest'opera di un marmorario
marmorario serrese. Anche a Serra poi c'è questa diffusione, però, non è, però vi devo dire, non è bello come quello di Giacomo Lorenzo. Sono veramente due opere di distanza almeno due secoli. E l'altro elemento particolare è il, sulla cappella in fondo, uscendo la cappella di San Giuseppe, è il fonte battesimale. È un fonte realizzato nel 1650 da un canonico, Crea, ancora lui, e quindi c'è questa, diciamo, questa realizzazione ex voto, se vogliamo, o comunque con metro al marmoraio, anche qui napoletano, di, comunque meridionale, quest'opera di questa vasca ha tutto un unico, diciamo, tondo. È scavata, quindi non è assemblata, ed è veramente un'opera incredibile, fatta, realizzata con marmo locale. Canto, per chi conosce la mia voce.